Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Come si prospetta il 2024 e quali sono le prospettive prossime e future per la Russia, i paesi che gravitano attorno alla Russia? Ne parliamo oggi con Demostenes Floros, che recentemente ha partecipato come referente al Forum economico eurasiatico che si è tenuto a Samarcanda in Uzbekistan. Benvenuto, ben ritrovato, Demostenes. Grazie Carlo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi spettatori. Buon 2024 al Vaso Buon di Pandora. 2024, ne abbiamo bisogno di auguri. Ricordo che Demostenes è Senior Energy Economist presso il CERN, Centro Europa Ricerche, docente presso il Master in Relazioni Internazionali di Imprese Italia-Russia all'Università Alma Mater di Bologna. Corso, dobbiamo dirlo, che è stato e permane sospeso come misura punitiva nei riguardi della Russia dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, quindi dobbiamo annotare questa perdurante sospensione del corso. Demostenes è inoltre responsabile del corso di geopolitica presso l'Università Aperta di Imola. Demostenes, dodicesimo corso, so una grandissima adesione e frequentazione, tra l'altro. Sì, siamo veramente molto contenti, abbiamo diverse centinaia di iscritti anche grazie all'online, oltre che alla presenza che è full, nel senso che la sala è pienissima, siamo molto contenti e devo ringraziare l'Università Aperta e il contributo di diverse persone che aiutano l'Università Aperta nel complesso, tutti i suoi corsi e in particolar modo quello di geopolitica. Senti, sei stato referente al recente forum euroasiatico, economico euroasiatico che si è tenuto appunto a Samarcanda in Uzbekistan e a cui hanno partecipato 27 paesi. Tra l'altro, un forum che si teneva nelle edizioni precedenti a Verona, ma ora con la questione del conflitto russo-ucraino, l'Italia non si tiene più in Italia, perché l'Italia evidentemente si è chiamata fuori come tutta l'Unione Europea. Ecco, cioè, l'Italia e l'Europa che si sono chiamate fuori, non la Russia, ovviamente, che la Russia ha colto l'occasione, no, di queste sanzioni per accelerare l'apertura verso il resto del mondo. Ecco, di cosa si è trattato a Samarcanda in Uzbekistan? Allora, il Forum Eurasiatico di Verona, perché appunto si svolgeva nella nostra bellissima città, sin dal 2007, inizialmente era solo Forum Italia-Russia, dopodiché è cresciuto in quantità e qualità, si è appunto trasformato in Forum Eurasiatico, vedendo la presenza di decine e decine di paesi e l'ultima edizione veronese. Addirittura aveva visto la partecipazione di quasi 1.400 imprese da tutto il mondo e anche le principali multinazionali, a partire da quelle dell'energia, dell'agroindustria e non solo. Purtroppo da 2 anni a questa parte il forum non si svolge più a Verona. L'edizione dell'anno scorso ha visto un trasloco in Azerbaigian presso Baku. Quest'anno invece siamo stati in Uzbekistan, nella bellissima città di Samarcanda. E con ogni probabilità il forum di quest'altro anno si sposterà in un'altra realtà asiatica. Sarà il Kazakistan, sarà la Cina, sarà qualche altro paese ancora. Lo vedremo, la data è certa, il posto sarà il prossimo novembre 2024, invece la località è ancora oggetto di discussione. Volevo dirti solo, Demostenes, che sicuramente anche la prossima edizione sarà in un paese in crescita e ogni riferimento è pura in opposto, è puramente voluto. Puramente casuale. D'altronde l'Eurasia è sempre più il motore di crescita dell'intero pianeta. Che cos'è il forum eurasiatico? Molto semplicemente, caro, il forum eurasiatico è un business forum, è una piattaforma dove per l'appunto ci si incontra per poter fare business, per poter sviluppare i commerci. Energia, transizione energetica, agroindustria, industria pesante, tecnologie
tecnologie, nuove tecnologie, i settori che vengono toccati sono i più disparati. E, come dicevo prima, il forum aveva visto una grandissima partecipazione anche di imprese dell'Unione Europea, anche di imprese anglosassoni. Nel corso dell'ultima edizione svoltasi in Italia erano presenti anche tra le principali multinazionali angloamericane dell'energia, dalla BP fino alla stessa ExxonMobil. Nel corso dell'edizione di quest'anno, purtroppo il numero delle imprese occidentali, quindi la presenza dell'Occidente nel suo complesso, di quello che noi chiamiamo forse un po' superficialmente Occidente, è venuta meno. Questo non vuol dire ovviamente che imprenditori coraggiosi anche dal nostro paese sono stati presenti e secondo me hanno fatto la scelta giusta, perché chi è stato presente al forum si è immediatamente reso conto che esiste un altro mondo, un'altra parte di mondo particolarmente solida da un punto di vista numerico, che intende andare avanti nel business e nel commercio anche senza l'Occidente. Se l'Occidente non vuole fare parte di questo gruppo, di questi scambi, non c'è nessun problema. Loro hanno chiarito che vogliono andare avanti. E questo ovviamente la dice lunga rispetto alle occasioni che il nostro paese sta perdendo, il nostro paese, ma anche la stessa Unione Europea. E vorrei riportarvi un episodio, a mio avviso, molto significativo, di cui non ha parlato nessun quotidiano, e che però dà l'idea, Carlo, in maniera, a mio avviso, molto chiara, rispetto al significato del forum, al peso del forum. E cioè, in concomitanza al forum, che era stato inizialmente programmato per il 2 e 3 novembre, poi spostato al 3 e il 4 e ridotto anche nella sua durata, Macron, il presidente francese, ha fatto visita in Uzbekistan, e da quello che si è saputo, visto che alloggiavamo anche nei medesimi alberghi, ha chiesto esplicitamente che il forum venisse messo da parte e che quindi gli uzbeki non mantenessero le loro promesse rispetto agli organizzatori del forum. Per cui Macron ha chiesto fondamentalmente la testa del forum, perché era presente solo lui in Uzbekistan in quel momento, perlomeno questa era la sua idea, e il forum non doveva essere organizzato. Scusami, Demosthenes, ti faccio subito una domanda che mi viene spontanea. Con che credenziali lui ha fatto questa proposta? Con le Perché credenziali. L'ha fatta a casa altrui, diciamo, no? Non solo l'ha fatta a casa altrui, con chi ritiene ancora di poter approcciare con un atteggiamento, mi permetto di dire, colonialista. Ma per rispondere alla tua considerazione, bisogna chiedersi perché Macron era lì, che cosa ci stava a fare lì. Beh, Macron era lì per un motivo molto semplice, cioè per chiedere all'Uzbekistan la possibilità di acquistare uranio. Visto che la Francia e Macron sono stati presi a calci nel sedere per essere educati in Africa, visto che i paesi africani non hanno più alcuna intenzione di sottostare alle volontà coloniali e alle politiche francesi. Per cui il viaggio di Macron aveva un obiettivo molto chiaro, che ha quindi a che fare con l'energia, se vogliamo anche con la transizione energetica, visto che l'Uzbekistan è un paese ricco di materiali di base, che sarà fondamentale per la transizione energetica, e Macron si era presentato proprio per chiedere al presidente uzbeko di aprire trattative, commerci sul tema del nucleare, che ovviamente per il sistema energetico francese è fondamentale. Fortunatamente gli uzbeki hanno mantenuto la parola, e quindi il forum è stato organizzato per buona pace di Macron, che dopo poco è andato nel vicino Kazakistan per fare richieste analoghe. E
qualche settimana dopo, se ricorderete, è stata invece la volta del nostro presidente Mattarella ad arrivare in visita in Uzbekistan. Quindi questo dà l'idea molto chiara, più di qualsiasi altra mia spiegazione sul contenuto del forum, che si può trovare tra l'altro in rete al forum di Verona e si possono ascoltare anche tutti quanti gli interventi rispetto alla centralità dell'Eurasia e di come questo mondo stia prendendo sempre più una piega tendenzialmente multipolare. Beh, questa che ci hai dato è un vero scoop, questo che riguarda Macron e anche Mattarella, cosa che è passata assolutamente coperta da parte dei media mainstream. Ecco, come si evolveranno e cambieranno, secondo te, Demosthenes, i rapporti di forza fra i paesi, o forse meglio dire le aree geografiche nel corso del 2024? Allora, nel corso del 2024 io prevedo un rafforzamento di quello che definirei blocco eurasiatico, un blocco eurasiatico capitanato dalla Federazione e dalla Cina, il cui rapporto strategico è sempre più forte e solido, e quindi anche questo in controtendenza con quanto affermato da molti analisti nel post 24 febbraio 2022, molti analisti del nostro paese e dell'Unione Europea, ovviamente. E nel contempo vedo che questo blocco eurasiatico e i due paesi, in particolar modo che ho citato, Carlo, stanno rafforzando sempre più i loro rapporti politici ed economici con gran parte, non tutti, con gran parte dei paesi dell'Africa e con buona parte dei paesi del Medio Oriente. Su tutti, ovviamente, il ruolo di intermediazione della Cina tra l'Iran e l'Arabia Saudita, che ci porta a un terzo aspetto. Siamo entrati nel nuovo anno, ci siamo fatti gli auguri, ma dal 1 gennaio 2024 quelli che noi in precedenza chiamavamo BRICS sono diventati BRICS Plus, perché si sono aggiunti altri paesi e tra i quali abbiamo i principali produttori di energia al mondo, Arabia Saudita, Iran, ecco perché prima ho fatto riferimento al ruolo diplomatico della Cina, ma anche Emirati Arabi, Arabi Uniti, altri paesi dall'Africa, l'Eritrea, se non sbaglio, e l'Etiopia, scusate, e è venuto meno invece dall'America Latina l'Argentina, che prima aveva dato la propria adesione con la precedente presidente e che invece con il nuovo presidente argentino, ovviamente su indicazione degli Stati Uniti d'America, ha ritirato la propria adesione. Per quanto riguarda invece quello che noi chiamiamo, forse non troppo correttamente, Occidente, e in primo luogo gli Stati Uniti d'America, la mia impressione è, come dicevo in precedenza, un tendenziale rafforzamento del multipolarismo e quindi di conseguenza un indebolimento dell'unipolarismo statunitense. Sempre più un indebolimento da un punto di vista economico e finanziario. Gli Stati Uniti d'America manterranno anche nel 2024 una forza militare che è ancora preponderante, ma che col passare del tempo viene sempre meno. Da ultimo, ahimè, osservo invece una posizione sempre più marginale e marginalizzata da parte dell'Unione Europea, sia per quanto riguarda i principali temi di politica internazionale, ma anche per quanto riguarda il peso economico dell'Unione Europea. Un dato semplicissimo: a dicembre 2023 abbiamo registrato il diciottesimo mese di fila
di andamento negativo dell'indice PMI, che è un indice manifatturiero che per ben 18 mesi di fila è sotto i 50 punti base, che indica una fase di contrazione da una di espansione. Siamo attorno ai 44 punti. Bisogna andare quindi indietro di 18 mesi per capire che cosa succedeva e vedere le conseguenze. Ovviamente questa mia analisi è un po' superficiale, nel senso che dovrei entrare poi più nel merito, e soprattutto bisognerebbe entrare nel merito di ogni singolo paese, o perlomeno di area valutaria, Carlo, per guardare quelli che poi sono i rapporti tra il capitale e il lavoro. Gli ultimi dati sui salari italiani, tanto per essere chiari, ci dicono che il nostro paese è fanalino di coda, ahimè, soltanto la Grecia ci precede in questa classifica. Sì, 18 mesi consecutivi, quindi diciamo la fase di contrazione è diventata, possiamo dire che è diventata strutturale? Soprattutto suggerirei di andare a ritroso nel tempo di 18 mesi e di capire che cosa accadeva 18 mesi fa o giù di lì, e capire quelle che sono le conseguenze del febbraio 2022, perché guarda caso, se andiamo a ritroso, cadiamo esattamente nel punto di rottura che si viene a determinare il 24 febbraio 2022. Sì, è chiaramente appunto il 22 febbraio 2022 verrà ricordato come un momento proprio di svolta, una data, verrà considerata come storicamente una data, direi. Poi tra l'altro ho notato che hai affermato che anche nel 2024 permarrà una diciamo una situazione di predominanza, no, degli Stati Uniti, ma nel 2024, quindi ragioni, ormai si ragiona su tempi di anno in anno, solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile dire anche nel 2024 una cosa che riguarda gli Stati Uniti, quindi è molto, molto significativo. Senti, volevo sentire da te venire in merito al conflitto israelo-palestinese, no? Quanto conta a monte di tutto quello che stiamo vedendo la componente energetica in questo conflitto? Allora, in questo conflitto, e permettimi di utilizzare la parola genocidio del popolo palestinese, perché io sinceramente non saprei quale altro termine utilizzare per definirlo al meglio, ha anche un piano di analisi energetico. Cioè, così come per il conflitto in Ucraina, più volte nelle nostre interviste, Carlo, abbiamo visto il piano energetico del conflitto ucraino, russo-nato per meglio dire, anche per quanto attiene il conflitto israelo-palestinese, esiste un piano energetico. Ovviamente non è l'unica e forse nemmeno la principale spiegazione del conflitto e del genocidio che abbiamo di fronte a noi, ma molto chiaramente le acque che baciano, che lambiscono Gaza, sono acque che da anni, lo sappiamo, sono particolarmente ricche, più che di petrolio, di gas naturale. Ci sono una serie di giacimenti nel quel quadrante del Mediterraneo. Per essere più precisi, Carlo, bisognerebbe analizzare tutta una serie di giacimenti che vedono uno scontro che coinvolge anche altre realtà, ad esempio la stessa Libano, ma per rimanere soltanto appunto al conflitto e alla striscia di Gaza, esistono risorse di gas naturale. Queste risorse di gas naturale, secondo un accordo che addirittura risale ai tempi di Arafat, per essere chiari, doveva portare ad una serie di proventi che dovevano essere utilizzati per il popolo palestinese e per la costruzione dello Stato palestinese, quindi per costruire e rafforzare le istituzioni di questo Stato che purtroppo non è ancora nato. È evidente, Carlo, che se c'è qualcuno che vuole puntare ad una vera e propria pulizia etnica da Gaza e comunque mantenere quello che sarà il controllo politico della striscia di Gaza, non c'è molto da avere
molti dubbi rispetto all'utilizzo che verrà fatto di quelle risorse. D'altronde Israele nel corso degli ultimi anni, su giacimenti propri, legittimi, offshore, cioè sul mare, ha iniziato a produrre gas naturale e questo ha determinato anche un decremento della propria dipendenza energetica dall'estero. Israele vende anche gas naturale a qualche paese confinante, a partire dalla Germania, Giordania, ma anche all'Egitto, che è un paese il cui incremento di consumo di gas naturale è molto forte nel corso degli ultimi anni, e in questa maniera l'Egitto riesce a riesportare una parte del proprio gas naturale liquefatto proprio in Europa. Per cui, tanto per essere chiari, Israele non vede l'ora di poter mettere le mani su queste risorse, che sono risorse palestinesi, se ovviamente non ci sarà un intervento da parte di qualcun altro della comunità internazionale, che attendiamo, ahimè, da troppo tempo. Per cui sì, evidentemente esiste anche un piano energetico che ci spiega il genocidio che sta avvenendo a Gaza tre mesi a questa parte. Tre mesi a questa parte. Senti, io approfitto della tua presenza, tu che sei uno dei massimi esperti del mondo delle politiche dell'energia a livello anche globale. Ecco, quindi volevo sentire da te, possiamo dire che è in corso, e quindi ci facciamo una panoramica, ne approfittiamo oggi per fare una panoramica. Possiamo dire che è in corso a livello internazionale un incremento dell'utilizzo delle fonti fossili? Mi verrebbe da dire, alla faccia di Greta Thunberg e di chi soprattutto la sostiene mediaticamente. Guarda, indubbiamente possiamo fare riferimento all'ultima COP28 di qualche settimana fa, di qualche giorno fa. In questa COP28 c'è chi ha visto un bicchiere mezzo pieno e chi ha visto un bicchiere mezzo vuoto. Mezzo pieno perché per la prima volta nel documento finale si è fatto riferimento alle fonti fossili, mezzo vuoto per chi invece voleva che si esplicitasse in maniera più chiara l'eliminazione delle fonti fossili. Invece non si è utilizzato questo termine, phase out, scusate l'anglicismo, ma si è parlato di transition, quindi di transizione. Intanto forniamo qualche dato e poi facciamo riferimento a quella che è stata l'intervista di Descalzi sul Sole 24 Ore nel post COP, che a mio avviso l'amministratore delegato di Eni risponde a te, Carlo, se vogliamo, in maniera molto chiara. Allora, i dati ci dicono che la domanda di petrolio, soprattutto di gas naturale, ma anche di carbone, sta aumentando a livello globale. Ora, per quanto riguarda il petrolio, ti posso già dire che nell'anno appena concluso siamo attorno a 2,3 milioni di barili in più al giorno, siamo ampiamente sopra i 100 milioni, si stima già nel 2024 un ulteriore incremento di 1,54 milioni di barili al giorno. Addirittura ad agosto 2024 si stima di toccare 104 milioni di barili di petrolio consumati al giorno a livello globale. Ora, per quanto attiene il petrolio, bisogna essere chiari. I paesi OPEC stimano un incremento, quindi un picco che addirittura arriverà attorno al 2040. L'International Energy Agency invece da anni prevede un picco entro il 2030. A dir la verità, tutte le volte che l'International Energy Agency ha previsto un picco negli ultimi anni, ha dovuto però rivedersi nelle stime successive. Per quanto attiene il gas naturale, invece, non ci sono molti dubbi. Gli ultimi dati forniti dall'amministratore delegato della Gazprom, Alexei Miller, parlano di un incremento dei consumi di gas a livello globale del 43% nei prossimi 25 anni. Sul carbone la situazione è un po' più complicata, nel senso che noi abbiamo visto un incremento anche quest'anno. Fortunatamente, dopo che per i due anni precedenti Unione Europea e Stati Uniti d'America avevano avuto un incremento dei consumi di gas, avremo un decremento significativo.
Quelli che invece crescono nei loro consumi sono i cosiddetti paesi in via di sviluppo. Ma se rispetto a paesi come la Cina si prevede un calo di questo incremento e addirittura si dice plateau in termini tecnici, una stabilizzazione nel 2025 per poi un calo, ci sono nuove economie, Carlo, che crescono, ad esempio l'India. E invece da parte dell'India, stiamo parlando del paese più popoloso del mondo, l'India qualche settimana fa ha superato in termini di popolazione la Cina, l'incremento è significativo. Ma per essere ancora più precisi, se vogliamo, nell'anno appena conclusosi, non è stata l'India o la Cina ad avere il maggiore incremento di consumi di carbone, bensì l'Indonesia, un altro paese con diverse centinaia di milioni di abitanti. E che Carlo però ha aumentato di tanto i propri consumi di carbone per un motivo che ci interessa direttamente. Perché? Perché l'Indonesia è diventato il principale produttore di nickel e il nickel ci serve per le batterie della nostra transizione energetica. E per produrre quel nickel un paese come l'Indonesia non può che utilizzare la fonte di cui dispone ed è quella più economica, cioè il carbone. Per cui vediamo come incrementi dei consumi di carbone in paesi tanto distanti da noi parlano invece direttamente alla nostra transizione energetica. Senti, Demostenes, guarda, con la disamina che ci hai fatto adesso, una domanda adesso viene spontanea e inevitabile. L'Unione Europea, cosa farà in questo senso dopo che in questi anni qua si è esposta così tanto proprio nei nostri riguardi, nei riguardi del pubblico opinione, su una velocissima transizione energetica che ci ha fatto, come si direbbe, una capa tanta, a ognuno di noi, e mi riferisco solo alla testa. Eh sì, perché bisognerebbe riferirsi al portafoglio Sì, esattamente, bravo, ha interpretato molto bene. e ai costi del portafoglio. Allora, l'Unione Europea, Carlo, si trova di fronte a un bivio. O continuare sulla strada che l'ha caratterizzata nel corso dell'ultimo decennio, con tutte le conseguenze in termini di costi e non solo, di cui sappiamo. Dico e non solo nella misura in cui, con l'esempio che portavo in precedenza dell'Indonesia, del nickel e delle nostre batterie, volevo fare emergere anche il fatto che l'Unione Europea non può fare questa benedetta transizione economica senza altre realtà economiche come ad esempio la Cina. Lo abbiamo visto anche sulla vicenda delle cosiddette EV, electric vehicles, scusate ancora l'anglicismo, i veicoli elettrici di cui tanto si è parlato in malo modo. Oppure, l'Unione Europea deve rivisitare parte di questo progetto. Guarda, segnali in questa direzione, timidi, dietro le quinte, quando si fanno forum, visto che è il mio lavoro, ci sono e qualche segnale, lo si percepisce anche dalla politica. Qualche rappresentante dell'Unione Europea timidamente, in maniera un po' più esplicita il primo ministro inglese Sunak, forse perché non fa più parte dell'Unione Europea, hanno per l'appunto fatto capire come bisogna cercare di cambiare rotta, perché da un punto di vista economico l'Unione Europea non riesce a sopportare questa transizione in questi tempi. D'altronde lo vediamo. In Canada l'inserimento di una cosiddetta carbon tax ha fatto lievitare ancora di più i prezzi. Nel Regno Unito l'eolico è un fallimento e lo Stato inglese non sa quanti soldi potrebbe dover sborsare per sussidiare coloro i quali producono energia elettrica, ma in virtù di un aumento dei costi della produzione di questa energia elettrica rischiano di vendere al consumatore finale a prezzi spropositati. Quindi deve intervenire lo Stato inglese. Per non parlare poi della Germania che nel tentativo di dismettere centrali nucleari, finanziando miliardi e miliardi, ha dovuto riaprire
centrali a carbone che non chiuderà nel breve tempo. Per cui noi ci troviamo di fronte a questo bivio. Guarda, e qui concludo, nell'intervista di Descalzi, l'amministratore delegato di Eni, a cui facevo riferimento in precedenza, Descalzi sul tema della COP28 dice due cose. La prima, rischiamo di arrivare troppo tardi. La seconda, invece, considerazione che fa, quasi fosse una contraddizione con la prima, attenzione a non diminuire l'offerta di fonti fossili, soprattutto quella del gas naturale, perché sennò questa transizione energetica non la otterremo. Guarda, io a proposito di interviste completerei con una dichiarazione di alcune settimane fa dell'amministratore delegato di Stellantis, Fiat, per capirci, Carlos Tavares, che ha detto che in merito alle politiche o alle strategie del gruppo sull'elettrico valuteranno in base all'esito delle elezioni europee di giugno. Quindi questo per far capire di quanto sono convinti della tecnologia anche dell'elettrico. Allora, volendo salomonicamente chiudere questo nostro, direi, rivelatore appuntamento, direi che possiamo dire che ne vedremo delle belle i prossimi mesi, i prossimi anni, con tutto quello, con le premesse che hai ben descritto, Demostenes. Sarà un 2024 molto interessante. Però credo che tutti quanti in primo luogo ci dobbiamo impegnare per un immediato cessate il fuoco in Palestina, perché quello che sta succedendo a Gaza è disumano quello, non disumani i bambini di Gaza. Non aggiungo altro. Sì, guarda, e su questo è proprio una chiusura perfetta, questa che hai detto, riprendendo quello che dicevi prima, è perfetto così. Io ti ringrazio molto Demostenes. Grazie a voi. Demostenes Floros, ricordo Senior Energy Economist presso il CER e responsabile del corso presso l'Università Aperta Alma Mater. Grazie, grazie a Grazie a te. voi. Grazie a tutti voi amici ascoltatori.